Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre invito a passare in descrizione per la mia collaborazione con Ebba.com che vi permette di avere tantissimi sconti su PlayStation, Xbox e PC a livello appunto di videogiochi, abbonamenti online, gift card per comprare i crediti digitali per i videogiochi e chi più ne ha più ne metta. Ma partiamo con il TG Code perché vi devo dare un sacco di notizie, un sacco di curiosità. Partiamo dal lato mobile e partiamo quindi con Code Mobile perché è disponibile, ragazzi, il nuovo pacchetto fuoco al neon indurito della battaglia. Questo pacchetto, ragazzi, è disponibile per chi ovviamente ha l'abbonamento Amazon Prime. Vi ricordo come sempre, iscrivetevi numerosi al mio canale Telegram di offerte sulla tecnologia perché permetterà di risparmiare tantissimo sugli acquisti di tastiere, mouse, smartphone, tablet, tutta la roba tech, troverete una marea di sconti, andatevi poi ad iscrivere a fine video. Questo pacchetto lo potrete ovviamente utilizzare su Code Mobile, vi basterà andare appunto sul mio sito internet amantecode.it, ecco l'articolo, andate sul link in basso e ovviamente potrete riscattarlo. Praticamente potrete vedere appunto i contenuti che sono delle camo per quanto riguarda appunto l'MP7 e un nuovo operatore, troverete appunto il link per riscattarlo. Rimaniamo sempre nel settore mobile perché, ragazzi, c'è stato questo fine settimana un evento dedicato a Warzone Mobile, non tantissimo pubblicizzato, neanche tanto pubblicizzato dal profilo ufficiale di Call of Duty, ma principalmente riportato dal profilo Twitter appunto ufficiale di Warzone Mobile, con un annuncio veramente molto interessante. Praticamente l'evento si è tenuto a Relict Nord America negli Stati Uniti, dove praticamente hanno partecipato numerosi influencer e content creator che appunto hanno potuto mettere mano al titolo. Qui vedete alcuni skin direttamente dall'evento, ma la cosa interessante è questo post che ha fatto appunto il profilo ufficiale di Warzone Mobile, andando ad annunciare che nel 2023, o meglio ad inizio subito del 2023, la versione limitata di Warzone Mobile arriverà anche in altri paesi. Come sapete, al momento il gioco è possibile utilizzarlo e giocarlo soltanto in Australia, oppure se utilizzate la VPN e simulate appunto di essere in Australia, se no appunto ancora non si può giocare a questa versione ad accesso territorialmente limitato. Però comunque la notizia è molto interessante perché comunque hanno detto che altri paesi avranno possibilità di mettere mano appunto a Warzone Mobile all'inizio del 2023, anche perché il rilascio globale, almeno della versione beta, questa versione appunto disponibile per coloro che hanno fatto il preordine su Google Store e su iOS Store, è attesa per il 15 di maggio. Spostiamoci invece su MW2 e su Warzone 2.0 perché vi devo dare alcune notizie. Partiamo con ancora un problema relativamente ad MW2 che è segnalato tantissimo della community e finalmente ne ha parlato anche Infinity Ward praticamente nella giornata di ieri. Praticamente la software house ha dichiarato che alcuni giocatori continuano ancora a riscontrare errori con la progressione della mimetica maestria su Call of Duty Modern Warfare 2 e stanno ancora indagando attivamente sulla causa del problema. Apro e chiudo parentesi relativamente sempre ad MW2 perché è iniziato una sorta di concorso, anche se sarà difficilissimo vincerlo, però tanto ragazzi lo dovete fare in maniera del tutto gratuita. Praticamente Activision regalerà 10 magliette a tema Task Force 141 in edizione limitata. Per avere la possibilità vi basterà iscrivervi alla newsletter del negozio che trovate appunto sul link del sito ufficiale. Vi basterà andare appunto sempre sul mio sito internet amantecode.it, ecco l'articolo, troverete il link, ci cliccate e appunto andrete a partecipare. Io ci proverei, ragazzi, tanto quando le cose sono gratis, che ne sai se uno dovesse praticamente vincerla. Io nel dubbio ci ho provato. Ma vediamo invece che cosa è successo ieri sera, perché come potete vedere praticamente sono cambiate le playlist all'interno del gioco, soprattutto in vista di queste festività
di Natale. Partiamo innanzitutto per quanto riguarda il multiplayer di MW2, è stata introdotta, come potete vedere dal primo di screen, Shipment Natalizia. Nei giorni passati vi avevo fatto vedere anche nei gameplay in anteprima. Vi posso dire che questa versione di Shipment, che all'inizio un po' ci faceva storcere il naso perché sembrava con una sorta di illuminazione un po' troppo buia e quant'altro, sta piacendo tantissimo alla community, e questa versione natalizia piacerà ancora di più. Godetevela, perché praticamente sarà soltanto a tempo limitato. Avete capito bene? Questa versione di Shipment Noel, Shipment Christmas, Shipment sarà disponibile fino al 4 di gennaio del 2023, quindi sarà soltanto disponibile per questo periodo natalizio. Quindi, se volete gustarvela, approfittate in questi giorni. Vediamo invece che cosa è successo invece all'interno di Warzone, quindi Warzone 2.0 e DMZ. Finalmente, a grande richiesta, perché la community appunto l'aveva subito sollecitata, perché era una delle modalità sicuramente che era stata più apprezzata, più piaciuta, e parlo della terza persona nella BR, è finalmente ritornata. Quindi la modalità terzetti in terza persona Battle Royale è stata riaggiunta alle playlist giocabili di Warzone 2.0. È stata rimossa ovviamente la Warzone Cup, che era soltanto ad accesso limitato ed era durante tutto il periodo dei bundle disponibili appunto con Neymar, Messi e Pogba. Quindi è stato appunto, diciamo, un mini evento con una mini playlist. Ciò che invece praticamente è rimasto invariato sono queste modalità: il singolo, il coppie, il terzetti e lo squad a 4 giocatori. Sulla Battle Royale è rimasto. Ci sarà la mini Royale in versione terzetti e su DMZ la versione terzetti. Come vi ho detto, e come c'era stata appunto quella call tra l'Infinity Ward e Charlie Intel, su DMZ al momento non ci sono piani per vedere modalità oltre appunto a quella terzetti, quindi non ci sono programmi per vederlo in singolo, in coppie o addirittura in squad. Comunque, come vi sto riportando, almeno da 3-4 giorni, perché mi sembra che era intorno a venerdì sabato che c'è stato appunto questo cambio di controllo, questo cambio di gestione di Infinity Ward a Raven, le novità praticamente ci sono state, e come state vedendo come sta cambiando invece tutto quanto: l'aumento dei loadout, quindi l'aumento delle sezioni di acquisto nella mappa, la questione dei loadout che si possono ricomprare a determinati soldi, ne parlavamo ieri. Le novità, soprattutto, è stata richiesta il fatto della batteria in terza persona, e Raven l'ha subito rintrodotta. Quindi comunque sembra che il feedback sia molto buono, anche perché ci stiamo avvicinando sempre di più alle festività natalizie, e come sapete poi c'è la questione ferie e quant'altro. Quindi speriamo che almeno le cose principali, le cose più gravi, le cose più problematiche vengano risolte prima che vanno in ferie, perché se no poi dovremo aspettare almeno dopo la Befana per vedere cose importanti all'interno del gioco. Questo, ragazzi, era tutto quello che ve lo direi nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di Telegram, delle offerte con tutti gli ultimi consigli tech, soprattutto per questi regali di Natale, e il sito amantecode.it per tutte le notizie sul mondo di Call of Duty in tempo reale e sul mondo tech, quelle più interessanti. Come potete vedere, già si parla dell'evento che andrà appunto ad annunciare, il Samsung Galaxy S23, ma ne parleremo appunto sabato nel TG Tech. Noi ci vediamo al prossimo video.